Senti, ma tuo padre per te che significato ha avuto? Guarda, mio padre è stato un personaggio chiave nella mia vita, cioè uno che ho combattuto tutta la vita perché eravamo uguali. Quando l'ho perduto, purtroppo, maledettamente... Che è recente, mi sembra. Sì, purtroppo sì. Ho scoperto che era una persona importantissima per me, perché eravamo uguali, era un indio, carrettiere, impunito, sfacciato, elegantissimo, buciardo, trafichino. C'era uno che si inventava la vita minuto per minuto, cioè lui mi è stato... Cioè in realtà la spinta vera me l'ha data lui, perché mia madre nel timore di farmi scoprire la realtà delle cose mi ha tenuto sempre all'oscuro di tutto, con amore, intendiamoci, adoro mia madre. Ma nel tuo lavoro è stato utile però, vero? Beh, quando... noi abbiamo collaborato, cioè lui scriveva dei testi così da persona incolta, semplice, però piene di fantasia. Alcune sue canzoni sono stupende, come Notte Serena, l'ultima che del mio ultimo disco, Seminario, che è bellissima, tantissima, adesso non me le ricordo. Ma ti ha seguito, cioè, vuol dire, nel tuo lavoro? Ti seguiva? Mi ha seguito, lui cercava di fare i sordi, capito? Cioè, a un certo punto io avevo un transit, cioè, ho scritto Gabriella Ferri, questo andava nei paesi, si faceva da due polli, sei uova, cascuta e fa cantafia, e poi Maria Nellettera mi macello, insomma. Poi dopo, il vizio della mente. Sì, perché lui era indio, era così, che si... Sai come questi pigri indi, no? Che c'hanno le mogli, ne vanno vedendo. Ma tu ritieni di aver avuto un rapporto diverso rispetto a quello che hanno avuto i tuoi fratelli o le tue sorelle con lui? No, io ho una sorella soltanto, cioè sì, io ho avuto... Invece mio padre mi faceva che fantasia, mi faceva sta cosa che è stata una vita a sé da leggere il giornale, a noi faccia lavorare, no? Quando andavamo a vendere le lamette in mezzo ai zingari con le vacche, e che lui... Lui guidava la macchina e noi dovevamo dire 4 pacchi di lamette, barba ispita, barba dura, più un pettinino, un omostatico, 100 lire. E poi lui riguidava tranquillo. Poi ogni tanto c'era dei raptus, per esempio io detestavo il guanciale, ma doveva far mangiare per forza la minestra col guanciale, perché così sentiva l'educatore, tutto a un tratto, no? Col guanciale. Cioè, tutto per aver capito. Poi... aveva scoperto un trucco, faceva il tiranno per non avere responsabilità. Io l'ho svagato a 15 anni, ho preso una sedia e ho detto basta, si è messo una sedia e ho detto ma ragioniamo, figlia, bambina mia.